quanti cari amici di The Abusi Game e di World of Wrestling.it, videogiocatori, ma soprattutto videogiocatrici di Mafia 2, che come ben sapete viene dopo l'1. Mafiosi e mafiose di The Abusi Game. Punto it, perché no, niente, punto niente, perché non c'è. E di World of Wrestling.it no. Non c'entra con World of Wrestling Mafia. Vabbè. World of c'è Mafia. La mafia anche in World of Wrestling. Qui è Artefi, c'è Jackie in compagnia di Michelle. Dello specialista Michelle, scusate, ma sto l'eremita Peppino. Non puoi farmi questi tranelli mentre sto leggendo cosa dobbiamo fare. Hai ragione. Abbiamo soldi a sufficienza per andare a saldare il debito. Hai ragione anche tu. E come direbbe Bonobox, cancella il debito. Sì, ma con la macchina è così scassata, io prima riparerei la macchina, poi cancellerei il debito. Ma se la ripariamo poi aspettiamo i soldi. No, questa ah, dobbiamo prendere quella, ragazzi. E la seguiamo in retro. Non ho tempo di girarmi. Non ho tempo, ragazzi. Guardate, ma no, che manovra, no. E l'abbiamo persa, eh. Non seguirla in retro. Adesso avevi tempo però di girarti. Cioè, ma cosa segui? Dai, vai avanti, ormai perdiamo. Ah, dai. No, questa qua è bella, ragazzi. Ho capito, ma non la becchi più. Dai, beccami una di quelle qua. No, non mi piace. Ma dai, non seguire, che dobbiamo far troppa strada dopo. Questa qui è anche ricercata. Ma sai che va più veloce in retro che normale? Chiaro. Ehi tu, scendi. Oh, questa qua è bella, ragazzi. Sono anche in due. Ma un... perché avevo un cappello, no, della gelataia. Ci ammazza tutti. Portiera, non chiuderla, eh. Frena. È bellina anche questa qua davanti, guarda. È berlina, eh sì. No, guarda come è fatta. Ha creato un ingorgo di proporzioni bibliche. Che bel colore, c'è anche la polizia. Ecco, abbiamo già comunque rovinato tantissimo. No, questo qui, ragazzi, dobbiamo tenerla. Perché sì, questa la qui. Portiera, mi... La portiera! La porta! Si è rotta, non si chiude! Vai contro la macchina. Aspetta che faccio. Oh, vedi come l'ha chiusa bene, eh? Ok, ci siamo. Partiti. High Rock Bridge. Guarda, sentite che cazzo. Mamma mia. Caspiterina. Che sgommata. Puoi suonare la sigla da New Day. Insegua veicolo per eccesso di velocità. I seminati. Un'altra uguale poi di macchina, notare. Siamo stati lì a rincorrere questa. Mi retro. Ci bastava una volta, sai. Mettiamo il limitatore. Sei arrivato, eh? Ah, sono arrivato. Non vedi che non ti dà più nessuna. Però dobbiamo andare nell'entroterra. Ah, dobbiamo andare. È vero che dobbiamo andare a casa nostra. Speriamo che non ci rubino. Mi sembra ovvio parcheggiare lì. Qua a casa nostra, che cos'è? Perché. Quindi qua finirà il capitolo 5, che noi l'abbiamo iniziato settimana scorsa. È questa? Scaletta. Par proprio di sì, parrebbe. Vito, oh, come va? Vi ho portato i soldi per pagare i debiti di papà. Oh, Vito, che bello. Volevo provare a vedere se potevamo pagare a rate. Un po' di soldi. Non ci avrebbe toccato. Senti, ora non importa, prendili. Dove hai preso tutti quei soldi? Vito, non hai fatto niente di male, vero? Franny, non preoccuparti, va tutto bene. Grazie, Vito, grazie. È tutto ok. Senti, ora vado, è meglio che mamma non mi veda. Non voglio che mi faccia domande. Tranquillo, qualcosa inventerò. Va bene, dalle un bacio da parte mia, ok? Riguardati, Vito. Riguardati, perché sono vestito male. Meno 2000. Eccola là. Una volta che noi vai a casa, ma sei fame. Già a casa. Dobbiamo fare di rapine. Noi. Perché vai a casa e sei già a casa? Ma a casa di Vito sarà. A casa di Joe. Ah, scusate, di Joe. No, però adesso dobbiamo andare. Fare la retro e uscire. A... la...
non ti ho neanche toccato. Ha simulato qua, simulato. Questo non sta simulando, però mi sa. No, c'è la polizia lì, è già passata, ok. Fammi i luci al driver, per favore. Ma è brutta. È sparita anche la... Dov'è che... Andando a dormire, passi al capitolo successivo. Perché è sparito? Io ho missione di soccorso. No, ecco, facciamo dare dormire. Ricevuto. La polizia le calcagna. Vabbè, ma vuole solo multarti, fatti fare la multa. Non vuole arrestare. Lascia lì la macchina e vai a piedi, tanto sei lì. No, no, io questa macchina qua la voglio. Ma cosa aspetta, vuoi? Aspetta, aspetta, allora. Sei lì? Benzinaio. Ma si immagina lì. No, andiamo all'officina, volte. Dopo andiamo. Ma non hai i soldi? Cosa vai in officina? Li abbiamo i soldi. No, è meno 2000. Vabbè, se ne avevamo 3000. Abbiamo 1734.075. Vogliamo andare di là? Verso la polizia? Eh sì. No, non me la segna. Ecco, devo andare a sinistra, ma mi sta tirando per il culo il navigatore. La polizia torna indietro. La polizia di Ben Hill. Destra. Ehi, buon pomeriggio. Bella, serve qualcosa, amico? No, no, Allora, ripariamo, quant'è che costa? 125.000. No, 125. Ah, è vero, 125. Cerchioni. Ehi, vuoi un nuovo treno di gomme? Scegli, amico. Vuoi un nuovo treno? Belli quelli. Questi? Quelli col coso rosso, quelli. Questi? Sì. Speedstone Beta. Non abbiamo fatto che l'altra rossa. Una nuova targa? Per te questo è altro. Allora, facciamo... JMP. La M c'è già. No, ho sbagliato. Faccio puoi mettere anche la P? JM. No, non puoi. Sì, sì, okay. Puoi. O puoi mettere il numero e basta. Ah no? Puoi. JMP. K16. Fai 619 360. Vai anche. Vuoi una targa nuova? Detto fatto. Detto fatto, com'è il programma? Scegli un colore, uno qualunque. L'ha visto solo lui. No, sono quelli che mi fa vedere la mia amorosa, quelli di detto. Che programma ti va a vedere? Scusa. Ah, ma sono quelli delle donne. Ma non esiste, ma nessun programma detto fatto. Detto. Non esiste. Programma dalle donne, non lo so, il programma ti fa vedere. Ma ragazzi, ho come l'impressione che la macchina qua ce l'abbiamo già, non è quella che abbiamo in garage, perché mi sembra molto simile. Bella già, la fa schifo. Tu comprala di un altro colore. No, ma era più bella come l'avevi fatta prima. No, così mi piace. No, molto nera, lui. Nera, scura ci vuole. Ma che tanto scura? La distruggiamo comunque. Ma no, non mi piace scura. La voglio così. Fior di latte. Bianco ghiaccio. Fior di latte, fior di latte, non fumo, c'è pistacchio e stracciatella, no, grigio bacio. Pietra, magnolia, giallo, giallo, rosso, vai, amaranto, bordeaux, verde foresta, blu ceruleo, indaco notte, marrone non ho letto, ma che colore, marrone cosa? No dai, non possiamo qui a perderci tempo, bianco ghiaccio, va bene, c'è il colore secondario. Marrone? Fammi leggere. Schmittu. Mituk. Comunque fa cagare bianco ghiaccio, eh. Nero. Bianco e nero. Sì, ma con quei cerchioni lì fa schifo bianco e nero. Ora facciamo la rossa che richiama un po' i cerchioni. No, è proprio la macchina bianca che con quei cerchioni lì fa schifo. Ma ora cambiamo i cerchioni. Ma certo, li ho fatti mettere perché mi piacevano così, perché stavano bene su quella là. Messo a punto base. Mezz'ora di gameplay a non far nulla. Già fatta?
Sì, era il rosso che non c'entra. Scegli, amico. Bianco così, senza rosso. Quelli là neri. Sono questi così. No. No, questi qui fanno schifo. Quelli sono altri, quelli. Ecco quelli. Ecco. Basta, abbiamo fatto tutto. Grazie mille. Andiamo a dormire. Guardate. Ma incidente. Che meraviglia. Guardate che meraviglia di auto, ragazzi. Ti prego di non graffiarla, che è nuova. No, no, non la graffi neanche per sogno. Ok, abbiamo parcheggiato la macchina nel garage, quindi adesso ne abbiamo due e andiamo pure a dormire. Non subito però, appena arriviamo nel letto. La porta è questa però. Ok. Ci sarà ancora la vecchia? Ma non c'è più. La vecchia scopatrice? Ovviamente andiamo a dormire con l'impermeabile e ci svegliamo. Ovviamente andiamo a dormire in cucina. Capitolo 6, ragazzi. Che non ha un nome, sì. Tempo speso bene. Leda, leda, lei. 26 febbraio 45. Ha messo su Fonzi. Ancora la giacca. E chi è questo? Che non danno nell'occhio quando ti inseguono. No. Ma Vito l'avrà già visto. Ci stanno aspettando, eh. Ci riempiono di botte adesso. Vita scaletta, eh? Sì. Che testa. Che vuole? Non ha il collo, Costanzo. Lei viene con noi. Uno dei benzinai era un informatore. Quello fece il mio nome e costrinsero mamma a dire dove mi trovavo. Ma non sapevano per chi lavoravo e io non glielo avrei certo detto. Questo qui poverino ha il collo che... Harry mi trovò un avvocato, offerto dal boss Clemente. Ero nella merda, ma almeno avevo un salvagente. E tutto sommato sarebbe andata molto peggio se i federali avessero saputo delle mie altre attività. Considerando che ha partecipato al furto di risorse nazionali, in un momento in cui il nostro paese ne ha più bisogno. Un atto la cui gravità lei, signor Scaletta. Quel tizio era bravo, ma non poteva tirarmi fuori da quel casino. Era una causa persa dall'inizio. Tre mesi più tardi mi misero il verdetto. Vittorio Antonio Scaletta. Per i suoi crimini contro il popolo di questa città e di questo grande paese, questa corte la condanna a 10 anni in un penitenziario federale. E qui si trasforma in Prison Break. Arriverà Lincoln Morris, Michael Scofield. Quello è Fox River. Qui ci fanno il culo, ragazzi. In tutti i sensi. Esatto. Ma tutti che aspettano noi. Benvenuto, piccino. Ma si può farsi arrestare da Costanzo? La prigione federale. Ladri, assassini, pedofili, tutti qui. Il peggio del peggio. Va bene, tutti in linea, signori. Seguitemi in fila. E niente stronzate o peggio per voi. Mi auguro che ci facciano evadere altri prezzi. Ma siamo in prima persona. Sì, siamo in prima persona. Oh, vedi, qua ci sono i neri, di qua ci sono gli altri. Ancora gli asiatici, tra l'altro. Sono nelle gabbie come allo zoo. Stanno anche i versi che fanno sembra di essere allo zoo. Sono veramente asiatici. Una scimmia quella. Spero che ci sia qualche italo americano che ci possa salvare. Andiamo, testa di cazzo! Vuoi crearmi problemi, figlio di puttana? Mi dispiace, problema non posso. C'è. Non parli la mia lingua? Vieni, ti insegno io.
Aghia. Allora, ti piace, schifoso bastardo? Ma c'è, ora c'è sta alza cosa. Quel culo e torna no, in fila. Per favore, muoviti. Ehi, furbone, non farmelo ripetere. Ehi, furbone, torna in fila. Lui non sa chi sono. Me la pagherà. Non sa chi sono io. Ricordatevi quella faccia da stronzo. Ricordatevi, ecco. Finirà male. Eccolo qua, questo qua era. Fermatevi lì e giratevi a destra. L'altra destra. L'altra destra. Ascoltate destra, bene, stronzi. L'altra destra. Sono il capitano Terran Stone e questa è la mia prigione. Siete qui perché non sapete comportarvi come normali esseri umani là fuori. Non illudetevi. Adesso il vostro culo mi appartiene e farete quello che dico, oppure ve ne pentirete. Rompetemi i coglioni e io romperò i vostri per tutto il giorno. Siete stati mandati per la riabilitazione e noi vi riabiliteremo, ve l'assicuro. Ok, coglioni, ora vi libereremo, giusto per darvi una bella ripulita. Ora mettetevi in fila e seguitemi. No. Benvenute dal parrucchiere, signorina. Fa tutto lui. Diventerete un vero schianto. Ma cosa taglia che non sta tagliando niente? Chiudi il becco, cazzone. Continua a passare sempre lì sopra, ma i capelli rimangono. È perché è proprio per quello, perché non venendo via. Ah. Ma ce li ha tagliati? Ok, andiamo. Ehi, testa di merda. Fai quello che ti si dice. Testa di merda. Obbedisce le guardie e percorre il corridoio. Abbiamo più il ciuffo. Però tutto sommato non stiamo male. In effetti. Ma io non posso tirargli un pugno. Ascolta, bel faccino. Se non fai quello che ti viene detto, ti buttiamo nel buco. Ma cos'hai? Seguimi. Sto facendo. Ma come si fa andare più veloce? Credo tu non possa. Ah, ok. Probabilmente perché sei incatenato. Benvenuto a casa, tesoro. Entra. Beh, non è male. No. È singola comunque. Fate casino, teste di cazzo, se ci tenete alla pelle. E se dormo, cioè, finisce il capitolo. Infatti dormi. E adesso passano 10 anni. Se per 10 anni siamo così. Dorme 10 anni. Dorme seduto. Così. Ma sta caccando? Quella sarebbe stata la mia casa per 10 anni. Una merda che puzzava di piscia. Avrei preferito evitare pallottole in Europa. Vediamo cosa succede. Tre giorni dopo neanche 10 anni. 3 giorni. Dopo 3 giorni passati a fissare il muro, ricevetti un messaggio da Joe. Diceva di contattare un tizio di nome Leo Galante, che poteva darmi una mano. Non era un posto in cui sopravvivere da soli. Noi dobbiamo andare a cercare questo signor Galante. Beh, sono tutti neri, sono tutti asiatici, l'unico italiano, lo riconosci. Ok. E allora quanti anni sono? Vedi di levarti dal cazzo. Non è lui. 5 anni e quasi 2 mesi. E a te quanto manca? Dovrei essere fuori la prossima estate. Sembrano molto amichevoli. Niente. Per me è uno che è lì da solo. Quello l'ha seduto. Questo. Non ho nulla da dirti. Questo quasi in parte invece. Scusa, sai dove è Leo Galante? Mai sentito. Vai. Sopravvivere altri 1876 giorni da solo. Sto cercando Leo Galante. Ehi, amico, sparisci. Questo qua. Massimo, glielo chiediamo a tutti. Ehi, devo parlare con Leo Galante. Mi dici chi è? Oh, sì. Un vecchio. Gioca a scacchi tutto il giorno. Grazie. Trovato. O meglio, dobbiamo trovare quello che gioca a scacchi. Cosa sta facendo questi? Ancora lì? Questo? Jiu-jitsu. Ma... No.
Volevo parlare con lui. Io ti conosco. No, su quelli sei della rapina. L'italiano che era con Barbaro nella gioielleria. L'irlandese. Questo buco di merda per colpa tua. Sei finito dentro perché sei uno stupido pazzo. Ma che voce ha? Il nostro Vito ha cambiato. Perché c'è un centenario in galera. Magari è lui. Dio esiste e ti ha mandato qui, bastardo italiano. Sembrava un più cattivo. Si possa fartela con pagare il taglio corto. Con gli interessi. Preso. Eccolo lì. Poi sta giocando a scacchi. Pare interessante. Vuoi fare una scommessa? Ora io il tasto il culo mangia spaghetti. Cazzagli la testa! Insegniamogli la rondata del castigo. Tu e il tuo amichetto barbaro siete morti. Attenzione, Vito sanguina. Era più facile di quella volta che hai infilato una patata in culo a tua madre. Questa qua era cattivissima, eh. Perché? Finocchietti come te, me li mangio a colazione. La questa è buona, Vito, la userò io. Niente, l'unica discussione. Cosa, la patata? No, la battuta. Ma giusto perché noi non facciamo bullismo. No. Che bello, a un certo punto sembra quasi che ballate. No. Ah. Una cazzina. Indietro. Ok, capito? Basta così, smettetela. Fuori di qui. Finirete forza. Tutte e due nel buco. In quale buco finiranno? Cacciano una patata nel buco anche a te. Per riflettere su quello che hai fatto. Eccola là. Adesso abbiamo perso anche l'occasione di parlare con Galante. No, come si chiamava? Galante. Leo. Vedrai che verrà lui a liberarsi. O'Neill quasi mi staccò la testa, ma io rimasi in piedi. E credetemi, con la testa in dentro, questo conta molto più di quanto si possa immaginare. 2 giorni dopo. Ora volta sono 10 anni. Quanto a lungo intende tenerlo qui? Finché non avrà imparato la lezione. Credo che le cose cambieranno. Può combattere? Dovrebbe. I ragazzi non l'hanno pestato troppo duro dopo la rissa in cortile. Bene, ecco qui, aprire. Ma chi è sto Galante? Perché comanda i poliziotti. Esatto. Sorridi, Scaletta. C'è una visita per te. Sono Leo Galante. Mi hanno detto che volevi parlarmi. Sì, ecco. Mi manda uno dei ragazzi di Don Clemente, dice che lei può aiutarmi. Fa il culo, Clemente. Io non do protezione alla sua gente qui dentro. Ma ho visto che hai fatto all'irlandese che ce l'ha con te, O'Neill. Potresti essermi utile. Vieni con me, ragazzo. Ora ascoltate, gente. Voce. Questo è Vito. Ci potrà dare una mano. Pepe deve affrontare un bell'incontro con O'Neill. Ha bisogno di allenarsi. Ma dai tu, sono io. E da quanto ho visto in cortile, credo che sei la persona più adatta. Tu ci aiuterai, ragazzo. In cambio sarai sotto la mia protezione. E chissà, magari finisce che impari 2 o 3 cosette. Un'offerta da non rifiutare, vero? Non mi pare di avertelo chiesto. Bene, ragazzi. Adesso si va in scena. Ecco, devo prenderla ancora una volta. Ok, oggi imparerai a contrattaccare. Vito, voglio che tu colpisca Pepe. Cerca di spaccargli la mascella. Pepe, tu eviterai il colpo come ti ho fatto vedere. E sfrutterai l'occasione per tirargli un pugno. Bene, ragazzi, iniziamo. Pepe. C'è un pepigno, no? E bravo a Pepe. Ah, che minchia, butta a terra quel mascellone. Premuto A, poi premi B. Ce la cava. Minchia, che colpo. Bravo. Ehi, è un allenamento o un addestramento? Cambio di programma, amico mio. Il ragazzo è un fenomeno. Quindi ora passeremo al contrattacco. Bene, Vito, vediamo se riesci a rifarlo. Questo è un colpo che fa sempre comodo. Molti nemmeno lo vedono arrivare. E Pepe è qui e lui non conta. Pepe le prende e basta. Girati però, Vito. Ehi. Vito. Ok. Niente male. Oh. Ah, quello faceva male. Tieni premuto A, poi premi B. Me lo schiva. Vabbè, ma è Pepe, è forte. Bene, ragazzo, bravo. Fammene altri 2. Ottimo, Vito, un altro.
Ce l'hai fatta. Impari in fretta, eh? Bene, gente, per oggi basta così. Ottimo lavoro. Allora, Vito, quanto ti sei avvicinato a Clemente? Non l'ho mai incontrato. Ho sempre avuto a che fare con Enrico Masino o Luca Gurino. Beh, non ci posso credere. Quell'idiota di Gurino è ancora vivo. Che accordo avevi con loro? Abbiamo fatto dei lavoretti per loro. Luca voleva farci entrare nella famiglia per 5 testoni. Cosa? Tipico di Alberto. È sempre stato un bastardo disonesto. Per caso è più del solito? Già. Tipo 5 testoni più del solito. Non devi pagare per entrare, Vito. Ti fanno entrare nella famiglia quando provi di essere leale, di guadagnare e di sapere gestire... beh, sai, la vita. In ogni caso, è un'informazione interessante. Quando si saprà, Alberto e Luca dovranno dare qualche spiegazione. A chi? Cristo. Non ci pensare, ne riparleremo in un altro momento. Conosci altra gente o esci dalla palestra? Beh, quello è da conoscere, secondo me. Parliamo con questo? No, ti fa uscire dalla palestra. Vediamo. Come mai il vecchio galante se ne intende di box? Io quello che come va? Mi chiamo Vito. Io Sam, come ti va? Di quelli bravi. Sul serio? Già, ho sentito che prima di diventare un professionista... Ehi, come va? Come te la passi, Vito? Sono Sal. Ottimo lavoro. Andiamo, sul ring. Fammene altre 20. Ottimo lavoro sul ring, amico. Ancora un po' e sarai pronto per un incontro vero. Beh, ho saputo... Bene che così. Un bel lavoretto con quel coglione di O'Neill. Bene, la prossima volta fai un favore a tutti e spezzagli il collo, ok? Qui qua cosa c'è? Niente. Andiamo, va. Tanto non servono a niente. Guarda, ecco. Dove vai, Bianco? Mi avresti visto arrivare se i tuoi occhi fossero ben aperti, coglione. Questa cosa. Disonestevolo, Bianco. È un piacere anche per me, signor V. Disonesto. Hai scommesso sul tuo uomo e ha perso. Funziona così in questo paese. E allora, V, propone rivincita. Sì, possiamo organizzare. Tu ci stai, Vito? Un cinese. Dategli uno sgabello e mandatemelo. Va bene, V. Pare che avrai la tua rivincita. E stavolta niente stronzate da musi gialli. Ascolta, i gialli sono piccoli e bastardi. Non cercare di mandarli subito al tappeto. Non avresti speranze. Ok. Quindi che devo fare? Colpi veloci, cerca di sfiancarlo. Quando sarà stanco abbasserà la guardia e potrai andarci in corsa. Gli faccio una supplica. Adesso vai e fagli vedere chi sei. Vai, andiamo in corsa. Quando Vito avrà finito di mangiarsi il vostro amichetto. Ali sul ring. Lo vedono solo. Vai, neutralizer in arrivo. Dai, fatti sotto. Go to sleep. Tasseta, corre tasseta. Giustizia, qua tira. Dai, sei vecchio. Ah, non è vecchio. Ne fai una giusta. Ma mi sembra un po' fuori forma il cinese. Sarà 4 anni che non mangia. Devi farlo stancare, poi dagli. Però io ho sentito distintamente un tacca e là. Oh, che stai facendo? Perdere con un bianco è disonore. Ai ai, non accadeva se non usava stile della tigre. C'è anche una gamba infilata nelle parti basse. Una settimana dopo. Ma non vengono liberati. Dov'è che andiamo? Forza, Scaletta, sei in ritardo. È arrivato quello che ci aveva malminato all'inizio. Stiamo volando sulle scale. Che è questo? Ehi, ascolta. Il signor Galante dice che Vito oggi ha la giornata libera. Ok, ma non ti ci abituare, Scaletta. Ok, dai, vieni con me, Vito. Praticamente Galante comanda dentro nella prigione. Che c'è? Ci alleniamo ancora? Più o meno. Vedrai.
Buongiorno. Buongiorno, signor Galante. Niente allenamento oggi? Non proprio. Siamo state sfidate dai negri e non voglio rischiare che Pepe prenda troppe botte prima del grande incontro con O'Neill. Quindi, combatterai tu. Sarà un curioso buon di vedere questo O'Neill. E dai! È quello che si è picchiato prima nel giardino, nel cortile. Ah, lui? Eh sì. Ah, allora, tipo devi affrontare un osso duro, ma non tanto sveglio. Uno che combatte con il cuore, non con la testa. Fallo fesso, lui abbasserà la guardia e tu lo manderai al tappeto. Forza, non farmi fare brutta figura. Questo? Questo qui mi sembra abbastanza. Ma guarda qui, dovrò dare una lezione a questo straccetto pallido. Lo colpirò così forte che lo sentirà anche sua nonna. Preparatevi a perdere, idioti! Oh, avanti, mia nonna mi picchia più forte! Tante parole, ma alla fine... Comunque vada, è l'incontro più difficile che questo buffone affronterà mai. Però le schiva un po'. Vedi che... Sta facendo un attacco veloce, Un attacco potente. Dormi sul lavoro, come sempre! Chi ha insegnato a questo fratello come si combatte? Andiamo, Vito! Fai vedere chi sei a sti barboni! Vai, tirami un pugno. Non male, non male! Ora, Vito, prendilo e finiscilo! Adesso è il momento, ragazzo! Colpiscilo e chiudiamola! Voilà. Non c'è nessuno a nostra altezza. Con la boletta niente male, figliolo. La tua parte te la sei meritata. Ehi, arriva un secondino. Un attimo, un secondo. Dammi un secondino. Che cazzo è questo? Il circo dei cretini? Dai, andiamo, Scaletta. Hai una visita. Oh, chi sarà mai? Sarà giù. Oh, mia sorella. E infatti è nostra. Ciao, sorella. Vito. Ehi, Franny. Come stai? Sto bene. Davvero bene, grazie. Allora, come va? Beh, ti devo dire una cosa. Ho fatto una scoreggia, si è alzato. Sto per sposarmi, Vito. Oh, Madonna, magnifico. Certo, avrebbe dovuto chiedere il permesso, ma sono contenta per te. Insomma, Vito, guardati. Sei in prigione. Com'è potuto succedere? Sono stato già giudicato in tribunale. Non farmi la predica. Ok? Dai, smetti, ok? Vito, c'è ancora una cosa. Mamma. Che c'è? Che cosa? Mamma è malata, Vito. Sta male da settimane ormai e non migliora per niente. Senti, Franny. Vai da Joe. Sta tenendo del denaro per me. Cerca il miglior dottore sulla piazza. E tieni il resto come regalo di nozze, va bene? Vito. No, davvero. A me non servirà per un bel po'. Prendete cura di mamma. E dille da parte mia che io le voglio bene. Lo farò. E grazie, Vito. Ciao. Dieci anni... No, una settimana dopo. Ma lo vorranno far evadere. Andiamo, Scaletta. Quei gessi non si puliranno da soli. Aspettiamo per un attimo. Dobbiamo pulire i cessi, ragazzi. È la nostra occasione per andarcene. Dici? Passiamo dalle tubazioni. Sì, è un po' piccole però, Poi prima dobbiamo batterci con... Ma è Pepe che deve sconfiggere O'Neill. È Pepe che deve batterci con O'Neill. Ma io volevo dargliele ancora un po', O'Neill. Guardi qua. Quindi sei tu la nuova donna delle pulizie. Seguimi. Eccoci qua. Voglio potermici specchiare. Pulisci i due pisciatoi sporchi. Senti, ora, tutti quanti.
che schifo, però. Mamma mia. Dai, Vito, però, non posso stare qui tutta giornata, eh. Dobbiamo farne altri tre? Due. Ah, due. Oh, là, basta. Ah, ok. Che notare che, tra l'altro, come hai pulito bene, cioè... No, no, quella lì la ruggine non può venire. Che succede? Fa pisci adesso. Continua a pulire. Cazzo, appena pulito. Ma dagli una testata e... Non posso picchiarlo. Picchialo. Ehi, questo è ancora sporco. Puliscilo di nuovo. Che brucia personale. Se la stanno cercando. È da picchiare proprio. È da picchiare proprio. È da picchiare proprio quel secondino. Dai, Vito, mamma mia, proprio lo sta. Si tiene la ok, basta così. Adesso vai pure a raggiungere gli altri animali nelle docce. Forza, oh, muoviti. Guarda, solo perché non mi fa dare i pugni, se no ti avrei già riempito. Bene, scaletta. Che ne dici di toglierti i vestiti e darti una ripulita? Ok. Crontiera storica e non c'è più. Notare che fanno la doccia in mutande. Occhio alle saponette. Ma perché poi fanno la doccia in mutande? Perché c'è il PG, non puoi far vedere. E poi si lava senza saponetta. Tu che fate qui? Muovete il culo. Ma che fate qui? Ehi, dobbiamo occuparci di una cosetta. Attenzione al saponetto. Vai a fumare. Coso questo qua. Sicuro. Divertitevi, pervertiti schifosi. Ah, funziona così nei carceri. Mi piacciono le tue cicatrici. Oh, carino. Mio Dio. Come te le sei fatte? Ma... Ehi, coglione, hai scelto il culo sbagliato da trapanare. Possiamo farlo con le buone. O con le cattive. Scegli tu. Ho un'idea migliore. Perché non vai a fottere i tuoi amici? O meglio, vai a farti fottere. Ok. Direi che hai scelto le cattive. Dobbiamo malmenare anche questo. Inizia la festa. Dagli un pugno dal basso verso l'alto, così gli esce il collo. Dai. Fallo di nuovo, biscottino. Mi eccita tutto. Però è agile, li schiva. Saresti stato un bocconcino facile. Non è scappato, però. Oh! Oh, ma che cazzo sta succedendo? E dov'è Frank? Ma eravamo mica in doccia noi. Forza ragazzo, sai cosa fare. Ah, questa è arrivata oggi. Leggila, sembra importante. È la via d'uscita. No, 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 no! Cazzo! È morta. Mia madre era morta mentre Francesca era venuta a farmi visita. Invece di usarli per un buon dottore come regalo di nozze, tutti i miei soldi erano finiti in un funerale. Osti. Ehi, il signor Galante vuole parlarti. Segui. Dovremmo confermarci però, ragazzi. Felice di vederti, ragazzo. Da dirci, che diavolo è successo?
Agli irlandesi piace giocare sporco. Ecco, così. Ieri due di loro hanno assalito Pepe. Erano ben più di un paio. Beh, in ogni caso, non gliela faremo passare liscia. Che avete in mente? Pepe ha preparato tutto. Ci è voluto un po' per convincerlo, ma adesso Neil è da solo in palestra. Le guardie non torneranno per un po'. Devi solo dargli qualche pugno e spezzargli un paio d'ossa, come hanno fatto con me. Chiaro? Ok, chiaro. Bene, vieni con me. Buona fortuna, figliolo. Cosa facciamo? Andiamo a dargliela a Neil o ci fermiamo? Se arrivano i secondini ti avvento. Ok. Bene, vai. Andiamo. Ehi, O'Neill. Abbiamo un conto in sospeso, noi due. Proprio l'uomo che volevo incontrare. Vieni avanti, signorina. Non credo proprio. Riprovaci, bamboccio. Stavolta non ci sono guardie a salvarti. Ancora, più forte. Bel colpo, Mary. Mia madre mi picchiava più. È tutto qui. Stavolta ti do. Mi ha ucciso. Questa volta non sarò molto. No. Cacchetta. Gesù, ma di cosa cazzo sei fatto? Devi fare meglio di così, femminuccia. Lei ha avuto abbastanza. Arrivano le... Volta. Non è giusto così. Sta imbrogliando. No. No, Vito no. Vito sì, invece l'ha fatto. Chiudi quella cazzo di porta. Non ho paura di niente. Io non sono concordo. Ma dici che lotta con adesso con Pepe. Con Pepe. Con Pepe mi sa che non lotta. Finì tutto bene. Ah sì. Non scoprirono mai chi era stato. Ah beh. Leo fece in modo che finissi nella sua cella. Beh, più che altro una suite. La vita migliorava a vista d'occhio. Allora, Vito, cosa farai quando uscirai da questo buco di merda? Non lo so. Ma non tornerò a lavorare per Clemente, poco ma sicuro. Già, meglio se ti dimentichi di quel vecchio bastardo. Credimi, Alberto è un pezzo di merda. Puoi stare certo che quell'avvocato che ti ha pagato doveva solo assicurarsi che tu non facessi la spia. Ma fidati, la pagherà. Far entrare qualcuno nella famiglia per soldi come ha fatto lui è contro le regole. Avrà un bel po' di cosette da spiegare. Ok, pensavo che fosse il boss. Chiaramente non sai come vanno le cose da queste parti. Vedi, c'è più di una famiglia che opera in città. Ce ne sono tre. Ogni famiglia controlla il proprio territorio. Esistono delle regole. E quando ci sono delle divergenze, i boss si riuniscono per risolvere i problemi. È la commissione. Perfetto. E io? Sono nei guai? No, no, proprio per niente. Sei giovane, furbo e a quanto pare sai tenere chiusa la bocca. Sei proprio il tipo di persona a cui tutti darebbero lavoro. Sì, ma non so nemmeno chi sono gli altri. Ci sono altri due boss oltre a Clemente. Uno è Carlo Falcone. E l'altro è Frank Vinci. Carlo è giovane e ambizioso. Quello è un pazzo di merda. È sangue nuovo. Mentre Don Vinci è un uomo d'onore. Rispetta le tradizioni. Li conosce? Diciamo così. Sono un consigliere di Frank Vinci. Per te essere un normale vecchietto porta a questo. Ma senti, io esco fra qualche mese. E allora vedremo come fare per aggiustare la tua sentenza. Pepe, vieni, assaggia un po'. Abbiamo finito il capitolo. Dai. Credo. Capo del clan mafioso Clemente e Alberto Clemente. Sono troppo veloci. Vedi, capitolo 7. Bene, bene. In memoria di Francesco Potenza.
Empire Bay, 10 aprile 1951. Vabbè, sono comunque passati 6 anni dal capitolo 6, dal 45. Esatto. Riuscì a farmi uscire 3 anni e mezzo prima, per essere precisi. Joe veniva a trovarmi e mi raccontava cosa succedeva fuori, ma appena uscito dal cancello è stato come trovarsi in un mondo nuovo. Molto bene, ci incontreremo con Joe settimana prossima. Esatto, quindi ragazzi, io vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, dove parrebbe che lui avrà messo il suo video dall'ultimo dell'anno, perché, parrebbe, perché avremo superato i 180 mi piace nel video XL di mercoledì scorso. Ma quindi non ricordo niente, non ricordo niente, ci stiamo quasi non ricordo neanche perché è qui. Ricordate già tutto voi, cosa devo ricordare? Quindi ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con il solito titolo, noi XL. Giovedì non ci sarà nulla e poi si riparte ancora con i videogiocatori della domenica o del weekend, come dice Peppino. Con Murdered, che ormai lo finiremo, Murdered, perché l'abbiamo iniziato, sembra anche farsi interessante. Mentre Mafia ripartiremo da qui, andando a casa di Joe. Per oggi è tutto, dall'artefice Jack, lo specialista Michel e dall'eremita Peppino. Alla prossima. Ciao belli. Ciao Lemmy. Ciao.